Bentornato nel mio canale YouTube. Ti auguro una giornata favolosa. Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per chiarimenti. Oggi è martedì 13 luglio 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Acquario. Cielo fosco anche in piena estate. Cielo fosco quest'oggi per voi, a far velo apparire grigio e triste, coperto da nuvoloni temporalesco, il vostro inquilino Saturno, già di pessimo umore, oltretutto in quadratura al vostro astro guida Urano. Dunque pensieri e atteggiamenti mutevoli per tutto il giorno, dite una cosa e fate l'esatto contrario. E con questo indispettite gli altri, alias la Luna, Venere e Marte all'opposizione. Insomma, con voi stessi non state bene, con gli altri ancora peggio, un lungo e faticoso braccio di ferro che non porta a nulla. La sera, infatti, voi sarete ancora del vostro avviso e gli altri del loro. In più vi sarete rovinati alcuni rapporti, avrete danneggiato gli oggetti e magari anche compromesso una trattativa che pareva già addirittura d'arrivo e invece. Attenti a come vi muovete e soprattutto a come parlate, peccato farsi dei nemici e offuscare la vostra immagine e la vostra credibilità solo per una stupida presa di posizione. La coppia è attraversata da dubbi e incertezze sul futuro, motivate soprattutto dalla perenne indecisione dei partner. Solo i partner più ostinati e costanti riusciranno a districarsi dalle maglie dell'indecisione e portare a termine i progetti di coppia. Momento di estrema confusione per i single che resteranno scoraggiati e avviliti. Non avete idea di quanto sia grande il mondo, cosa aspettate a concedervi una pausa e a cercare di vederlo? Non fate caso ad un collega o a un amico che è particolarmente noioso, piuttosto concentratevi, ebbene, sulle cose da fare e, soprattutto, portatele a termine. Ci sono ottime possibilità che facciate conoscenza di persone nuove ed estremamente interessanti, siate voi stessi e lasciate una porta aperta affinché possano approfondire la vostra conoscenza. Prendete appuntamento per tempo con chi vorrete chiarire questioni mai risolte o semplicemente affrontarle per risolverle. Contatti con medici e avvocati. Se pensavate di fare una dieta, questo è il momento giusto per iniziarla. Ma non tentate di farlo da soli, potreste compromettere i risultati per la sopravvenuta pigrizia. Segreti verranno alla luce. Serata piacevole con Toro e Capricorno. Momenti allegri per i nati di martedì e giovedì. Buon intuito che ti aiuterà a risolvere delle questioni. Finalmente qualcuno torna a farsi vivo, soprattutto per quelli nati il giovedì ci saranno delle sorprese. La vostra credibilità potrebbe subire un colpo a causa di alcuni pettegolezzi che si vanno facendo sul vostro conto. Sbarazzatevi al più presto di questi pettegolezzi e cercate di scoprire da dove provengono e a cosa mirano. Le cose miglioreranno solo se lo vorrete davvero. In amore cercate di non esasperare una situazione già piuttosto aspra. Sforzatevi di apportare qualche cambiamento, anche minimo, nella vostra vita, altrimenti lo stato di tensione non vi lascerà tanto presto. In questa giornata, i vostri piani per un progetto che avevate attentamente considerato, potrebbero rivelarsi errati dal punto di vista economico. Piccole tensioni in amore. A volte sapete riconoscere i vostri errori e questo è positivo, anche se gli altri potrebbero scambiarvi per persone volubili, o restare alquanto sconcertati. Profilo dei transiti mediamente positivo in cui vi godete una splendida posizione di Giove che, dal segno buon vicino dei pesci, vi dona dinamicità e una visione lungimirante della realtà. Vero è pure, che, dentro di voi, si agitano fermenti evolutivi che toccano un po' tutti gli aspetti della vostra vita. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, siete in questi giorni socievoli e solari. L'estate non può che aiutare. I pensieri comunque non mancano, soprattutto a causa di questioni economiche ancora da risolvere. Affidatevi se necessario ad un esperto. Cari Acquario, questa giornata inizia con una luna dissonante che porta a qualche tensione in amore. Sul lavoro attenzione a qualche collega del segno dello Scorpione. Se vorrete perdervi in chiacchiere in questa giornata fate pure, ma dovreste assolutamente cercare un modo per migliorare la vostra comunicazione, nel senso che quantomeno dovreste riuscire ad emergere dal gruppo.
In caso contrario troverete molti più ostacoli intorno a voi di quanti ne abbiate trovati in passato, specialmente dal punto di vista personale, perché non riuscirete a conquistare la fiducia delle persone. Che aria funerea con quel Saturno nel segno, oltretutto in aperto contrasto sia con il vostro astro guida Urano in quadratura, sia con la Luna, signora del martedì, a braccetto con Marte e Venere. Risultato, l'amore c'è, qualcuno vi fa il filo, qualcuno stravede per voi eppure non ve ne accorgete nemmeno, forse non volete accorgervene, perché secondo la vostra filosofia soli è meglio. Amore ed Eros, battaglia in famiglia, ma questa non è una novità, succede ogni giorno e poi di sera si fa pace. Sentimenti conflittuali con il partner, da un lato vi intriga e lo desiderate, dall'altro memori di un torto che vi ha fatto e che non avete ancora mandato già, vorreste respingerlo e tenerlo a distanza, infliggendogli la punizione che a vostro dire si merita. Chi vincerà, il rigore della logica o la passione del cuore? Potreste divertirvi oggi se siete nel giusto stato d'animo per essere presi in giro e stuzzicati dai vostri cari. Questo è improbabile, però, poiché l'allineamento cosmico del giorno indica che il partner non è in vena di giochi. Plutone e Nettuno discretamente armonici vi aprono a esperienze sentimentali molto appaganti, se siete ancora in cerca dell'anima gemella. E il vostro spirito decisamente idealista potrebbe sentirsi gratificato da un incontro che vi invade emotivamente l'animo. Molto favoriti tra di voi, sono gli Acquario che festeggiano il loro compleanno tra il 31 di gennaio e il 5 di febbraio. Lavoro e denaro, che peccato non essere in vena proprio di martedì quando c'è tutta la settimana da organizzare, appuntamenti da fissare, lavoro da pianificare. Tutti vocaboli che per voi non hanno nessun senso, amate improvvisare e sono proprio le cose fatte di pancia quelle che vi riescono davvero bene, destinate a rimanere nella storia. Aiuto offerto dagli altri, siete voi che non riuscite a fidarvi, intravedendo in tutti solo concorrenti agguerriti e competitivi che mirano a farvi le scarpe, ma sarà proprio vero? Complicazioni anche a casa, qualcosa si rompe, qualcosa va storto. Magari soltanto il soffritto, ma sta di fatto che vi tocca buttarlo via e ricominciare da capo. Non tutto si può risolvere con la diplomazia che spesso vi contraddistingue, per cui potrebbe capirvi di scontrarvi in modo piuttosto aggressivo con coloro che solitamente vi danno del filo da torcere. Siete nello stato d'animo di rivoluzionare il vostro rapporto lavorativo, se siete liberi professionisti. I pianeti dell'azione risolutiva e della messa in opera sono momentaneamente defilati o proprio ostili. Dovrete un attimo mettere nel cassetto le vostre mete ideali. Urano, contrario per il vostro segno, vi invita a prendere contatto con tutti gli elementi che vi possono interessare per riuscire ad arrivare dove mirate. Specie se siete nati tra il 2 e il 6 di febbraio, è opportuno trovare alleati che possano sostenervi nei vostri ambiziosi progetti personali. Benessere, tutti gli ingredienti per una sensazione di malessere psicofisico, malinconia, nervosismo, rabbia, brutti sentimenti insomma che sul corpo corrispondono a stati infiammatori, tensioni muscolari, insonnia, indolenzimenti. Chissà, se provaste a vedere le cose da un'altra prospettiva anche il corpo diverrebbe meno rigido, più malleabile e tutti i vostri disagi sparirebbero d'incanto. Chiedete lume alla maestra di yoga, vi spiegherà cosa fare, come e quando. Non avete proprio voglia di cimentarvi in attività impegnative. E fate bene a non forzare la vostra volontà. Meglio svolgere del movimento moderato e dolce, possibilmente un po' di leggero stretching. Per lei, immusonite, con un diavolo per capello. Smettete di tenere il broncio, lui vi ama e se ne sta inventando di tutti i colori per sorridere, ma a voi niente. Quanto siete testone. Per lui, scontro a fuoco con il socio, per ragioni che in fondo non capite nemmeno voi. Forse avete solo dell'aggressività inespressa da sfogare, ma lui non fa lo psicologo e quindi rilancia subito. Attenti alla palla avvelenata. Colore delle emozioni, mirtillo. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 9. Benessere, 4. Grazie per aver guardato i miei video.
Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.